Non ti piace? No, non è quello. È che oggi mi sento un po' giù. È successo qualcosa a scuola? No, 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 non mi va di parlarne. Cara Greta, Mi sembra che ti sei innamorata. Era dicembre 1944. Io avevo più o meno la tua età. Ero già orfana di madre e dovevo prendermi cura dei miei fratellini. C'era la guerra e Lossa la viveva uno dei suoi momenti più difficili. I tedeschi controllavano il nostro territorio, mentre sui monti i partigiani organizzavano la resistenza. Sono i tedeschi! Via, via, nel bosco! Fu proprio un partigiano, il mio primo amore. Si chiamava Giuseppe. Ehi Giuseppe, ce la fai? No, devo scendere almeno per un po'. Ma sei pazzo, non vedi che ci stanno addosso? Sì, lo so, ma non ce la faccio più. E poi sono stremato. Non posso morire, devo prima rivederla. Sì. Prendi anche questo, potrebbe servirti. Grazie. Fermo! Ah, sei tu? Ma cosa fai in giro quest'ora da solo? Devo andare giù per riposare. Sono stremato, non ce la faccio più. Ma è pericoloso. I tedeschi stanno rastrellando tutto il paese. Hai almeno un fucile?
No, lasciate i miei compagni. Tanto un paio di giorni risalgo. Vai da matti. Non ti preoccupare. Ciao. Fai come credi. La vita è la tua. Nasconditi in cascina che ti porto qualcosa da mangiare. Chi è che ha bussato? Non è affatto il dinetto, continua un disegno. Ma questo cibo è per uno bravo o per uno cattivo? La Giulia ha un segreto. Sai che ti dico? Tutta questa faccenda della guerra mi sta logorando. A quest'età vorrei essere libero nelle strade e suonare nelle piazze. Invece sono qui, da solo. La mia famiglia ha trovato riparo in Svizzera. Sono rimasto per difendere un ideale. Ma quanta fatica. Tieni, mandaci su. So che non è molto, ma è tutto quello che ho da offrirti. È molto di più di quello che posso trovare lassù. Un paio di giorni per ristabilirmi e poi risalgo. Non voglio metterti in pericolo. Certo che sei stato incosciente a scendere, però ora sono felice che tu sia qui. Tieni questo per tenerti al caldo. Io ora vado dai miei fratelli. Giulia. Sì. Grazie. Meravigliosa terrazza. Pel paese, ja. Per la donna. Tue informazioni sono molto importanti per noi. È stato un piacere collaborare con voi. Bambini, andate su di sopra. Apri tu, oh! Su, apri tu, oh! Oh, ma... Giuseppe! Was soll Mädchen? Wenn du lügst, passiert dir was! Aufstehen! Aufstehen, Mädchen! Niemand hier, Herr Major. Nur Kinder hier. Jetzt kommen wir nun! Raus! Los! Ruhe! Los! Lasciatemi! Eccomi! Fammi! Dove vai? Gan! Gan! Schnell!
Schneider! Schnell! Schneller! Schneller, du Schwein! Heute ist ein Glückstag. Domani noi fare grande festa, tu finirà? Certo, a che ora? Ah, ich weiß es nicht, non so. Stiamo ancora cercando musicista. Il bandito, quello che avete arrestato, suona molto bene la fisarmonica. Davvero? Ja. Yeah. Schwein. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sehen wir morgen. Ma sei triste per il tuo amico? Dove l'hanno portato? L'hanno portato giù in paese. Ora dormi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Du, heute Abend, saubere Kleine, heute spielst du für uns. Es gibt ein Fest. Verstanden? Das ist für Musik. Akkordum, ja? Kommen Sie hier, schnell! Schnell! Zwanzig Minuten. Suona bene il partigiano. Vero, almeno è utile a qualcosa. Già, speriamo che poi però non vada in giro a parlare di noi. Non preoccuparti, cara, siamo in buone mani ora, vero? Ja, genau, natürlich. She's
Cara Giulio, è stato forse un errore scendere dalle montagne, bussare alla tua porta e mettere in pericolo la tua vita e quella dei tuoi fratelli. Ma poi ripenso al tuo viso, alle tue mani, che mi hanno dato cibo e serenità, forse per l'ultima volta. Azzo, che fai? Là! Vai! Non sono pentito di nulla, tesoro mio. Vai, vai, vai! E ricorda sempre che la libertà non ha prezzo. Questo ho imparato difendendo la mia ossola. Vorrei tanto suonarti un pazzo valzer su di un prato, con te che a piedi nudi giochi con la primavera in mezzo alle margherite. Ma ora è inverno, è guerra, dolce Giulia, e la guerra è neve sporca di sangue, non lascia crescere fiori. Non so quale stagione seguire alla presente, non so quale destino ci aspetta. Nel dubbio, ti lascio un pensiero che risuoni per l'eternità. Tuo, Giuseppe.